pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci nuovamente insieme, pronti a un nuovo viaggio nel mondo della musica che oggi ci porta indietro nel tempo di un po' di anni, esattamente al 1996. Era infatti l'anno in cui è uscito un brano che ancora oggi ha il suo fascino, firmato da una grande band come quella degli Stadio. Si tratta infatti di Le cose che contano, una canzone importante fin dal suo titolo. Le cose che contano era contenuta nell'album Il canto delle pellicole ed è stata scritta da Gaetano Curreri, naturalmente, insieme ad altri artisti di fama con cui ha collaborato anche nel corso della carriera, come per esempio Vasco Rossi, oltre ad Andrea Fornili. Guai a non pentirsi mai, a dire io no, non si può mai sapere cosa c'è dall'altra parte della notte che devi dormire ormai. Può darsi che debba pentirti perfino te, che avevi scelto la strada che sembrava a tutti sicura. Pensa se tutte le cose che contano così di un colpo poi cambiano e tu ti ritrovi deluso. Dai, non dirmi che non hai rimpianti mai. Così inizia questa canzone che appunto risale a diversi anni fa, ma gli Stadio sono tuttora in attività nonostante un malore che ha segnato per un certo periodo il frontman e animatore della formazione Curreri e che poi si è ripresentato. Lui, classe 1952, forlivese, ha dunque compiuto 70 anni lo scorso giugno. È naturalmente una delle voci più note e amate del panorama italiano ed è anche un apprezzatissimo compositore dei brani non solo degli Stadio. Dicevamo del malore avvenuto nel 2003 nel corso di un concerto degli Stadio ad Aci Reale. Si è trattato di un ictus. Fortunatamente un medico tra gli spettatori aveva prontamente notato un cambiamento del timbro vocale del cantante e aveva riconosciuto uno dei sintomi proprio dell'ictus in atto. Curreri dunque era stato ricoverato all'ospedale Garibaldi di Catania, dove poi si era ristabilito completamente. Purtroppo però per lui gli episodi di malessere durante i concerti non sono finiti con quel brutto episodio. Infatti a maggio del 2019, nel corso di un concerto degli Stadio a Castel Raimondo, Curreri è caduto a terra durante l'esibizione. Poi ancora una volta il 30 luglio del 2021, durante un concerto a San Benedetto del Tronto, Curreri è stato colpito da infarto, si è nuovamente accasciato al suolo, ma fortunatamente è stato poi soccorso in tempo dallo staff. Immediato il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Oggi il cantante romagnolo si è ripreso, sta molto meglio, ha anche potuto riabbracciare i fan il 2 giugno del 2022 all'Arena di Verona, all'evento dall'Arena Lucio, organizzato da Friends and Partners, concerti ed eventi come omaggio a un grande artista della musica italiana come il compianto Lucio Dalla. Da pochi mesi dunque a molti anni fa, eccoci pronti a lasciarvi alle note di Le cose che contano. Buon ascolto!